Salve a tutti, bentrovati sul mio canale. Oggi con questo video voglio farvi vedere come poter tagliare una cintura. L'operazione è molto semplice, richiede veramente pochi minuti. Come prima cosa dobbiamo identificare due tipi di cinture, ci sono quelle che all'altezza della fibbia hanno cuciture e quindi non hanno una vite, quelle purtroppo dovranno essere tagliate dall'estremità. Mentre quelle di cui vi sto parlando oggi sono tutte quelle che hanno una vite. Se voi vedete, da questa parte è liscia e da quest'altra è una vite spaccata. Ora, che succede? Che invece di tagliarla da qua, che sarebbe brutto, bisognerebbe fare dei buchi per andare avanti, la cosa più semplice è tagliarla da questa parte, non si vedrà niente e la cintura sembrerà nuova, insomma, non sembrerà appunto tagliata approssimativamente. Allora, proseguiamo. Prima cosa avremo bisogno di un cacciavite che dovrà essere spaccato o a croce, dipende dalla tipologia di vite che avete sulla cintura, e un coltello. Allora, iniziamo subito ad allentare. E vedrete che chiaramente prima di fare questo passaggio misurerete la cinta di quanto andrà scorciata. Allora, come vedete, ho levato la vite, eccola qua, e vedete? La cosa è molto semplice, ecco qua, si è staccata. Ora qui c'è circa 1 cm, quindi il buco dopo lo taglieremo, ma il buco andrà fatto a 1 cm di distanza. Ipotizziamo che dobbiamo tagliare la cintura qua. Quindi ipotizziamo che la cintura in questo momento doveva essere tagliata di 3-4 cm. Ora, una volta tagliata, avremo appunto bisogno di vedere la distanza del buco. Vedete, il buco non è fatto all'estremità, ma a 1 cm, quindi noi appoggeremo il vecchio pezzo per cercare di riuscire a capire dove va fatto il buco. Mettiamo il coltello con la punta. Ok, eccolo qua, questo è il segno. A questo punto, con il coltello, cerchiamo di aprire il buco per mettere la vite quando rimetteremo la fibbia. Il buco dovrà essere abbastanza largo, perché dovremo mettere appunto la vite, che non è stretta, è abbastanza larga anche quella. Allora, rimettiamo la nostra fibbia, la facciamo combaciare con il buco, mettiamo una parte della vite, la facciamo passare da una parte all'altra, giriamo e inseriamo l'altro pezzettino di vite. Aspettate, veramente l'operazione è proprio semplicissima. Ecco qua, la stiamo riavvitando. Perfetto. Ecco qua, quindi a prima vista la vostra cinta risulterà completamente nuova. Sembrerà che non sia stata accorciata. L'estremità continuerà a essere rifinita come quella in origine. Ecco qua. L'operazione è molto semplice, spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è stato utile potete iscrivervi sul mio canale dove potete trovare altri video ed altre curiosità. Grazie a tutti.